Non è un testo che si vede tutti i giorni, anche se è uno dei lavori più celebri di Pinter. Sicuramente ci confrontiamo con un autore che non è così semplice, così immediato, benché ormai sia nei repertori di tutto il mondo da parecchi anni. Pinter lo possiamo considerare, anche se in realtà è scomparso nel 2008, quindi non è eccessivamente lontano da noi ancora per poterlo inquadrare in modo definitivo, però credo che, come molti critici e storici del teatro ritengono, può essere indicato come uno dei più importanti, se non forse addirittura il più importante autore del teatro europeo e occidentale della seconda metà del Novecento. Un autore che ha scritto molto, non solo per il teatro, lo racconto fra breve, e un autore che soprattutto è stato un grande innovatore nel linguaggio, nel modo di costruire le storie, nel modo di raccontare le storie, nel modo di formulare i personaggi sulla scena. Un autore che, forse anche perché non, ripeto, non siamo ancora troppo lontani da lui, non è stato semplice classificare. Per alcuni è un autore che si pone al termine del filone del teatro dell'assurdo, per altri è un autore che si pone all'interno delle neo-avanguardie drammaturgiche europee. Probabilmente la difficoltà di catalogarlo, sapete che c'è sempre questa esigenza, no, di catalogare autori, scrittori, periodi, probabilmente questa difficoltà proviene proprio dal fatto che è unico nel suo genere. È difficile assimilarlo ad altri autori, ad altri modi di fare teatro. È proprio un unicum. Allora, qualche notizia su di lui. Harold Pinter nasce a Londra nel 1930, era figlio di una famiglia ebraica di origini ucraine e polacche. Il padre, che si era trasferito a Londra, aveva aperto una sartoria per signora, mentre la madre era una casalinga. Sin da giovane manifesta il suo interesse per il teatro, prova ne sia che studia presso la Royal Academy of Dramatic Art, la scuola d'arte drammatica di Londra, dove studia quindi recitazione, studia per avvicinarsi al mondo del teatro. In realtà può sembrare strano, ma le prime cose che lui scrive non sono per il teatro, scrive poesia e la poesia sarà uno dei suoi filoni. Lui pubblicherà moltissime raccolte di poesie nel corso della sua attività artistica. Il primo dramma arriva nel 1957, si intitola The Room, la stanza. E la prima messa in scena è una messa in scena sostanzialmente amatoriale, perché viene fatta dagli studenti dell'Università di Bristol, quindi non ha una grande risonanza, anche se poi questo primo dramma entrerà nei repertori, verrà rivalutato. La prima rappresentazione importante però avviene l'anno successivo, il 1958, con un testo diventato poi molto celebre, Festa di compleanno, che però al suo primo apparire è un fiasco completo di pubblico e di critica. Il pubblico e la critica rimangono disorientati probabilmente di fronte alla novità della scrittura di questo autore. Ed è curioso che solamente un unico critico, che si chiamava Harold Hewson, sul Sunday Times, fa una recensione positiva ed è l'unico che riesce per primo a cogliere la novità di questo autore, che invece appare strano agli altri per il suo modo di scrivere, per il suo modo di costruire proprio il dialogo, poi magari ne parleremo. Come vi dicevo, ha scritto per il teatro, ma anche per la radio, per la televisione, per il cinema, è stato sceneggiatore, fondamentalmente sceneggiatore dei suoi stessi drammi trasposti poi sullo schermo. Ed è stato poi anche romanziere, ha scritto 15 romanzi, come dicevo prima, poeta, ha pubblicato nel corso della sua vita 8 raccolte di poesie, ha scritto 19 sceneggiature tratte dai suoi lavori drammatici e ben 44 commedie, quindi un autore piuttosto prolifico. Dunque, le prime commedie, quelle che poi sono rimaste probabilmente di più nella fantasia del pubblico, nella memoria del pubblico, e quelle che sono anche più spesso messe in scena, sono le cosiddette commedie della minaccia. Per esempio Il Guardiano, Il Ritorno a Casa, Il Calapranzi e soprattutto il celebre Un leggero malessere.
che sono state così definite commedie della minaccia perché in una situazione assolutamente tranquilla, assolutamente normale, succede qualcosa, c'è una qualche presenza che pur nella sua assoluta normalità inizia a divenire inquietante e questa inquietudine si trasferisce ai personaggi sulla scena e dai personaggi sulla scena a noi che siamo in platea. Proprio un leggero malessere, non so se l'abbiate mai visto o letto, è la storia di una coppia di protagonisti che vivono in una casa in Inghilterra con il suo giardino. E nella strada che passa di fronte, se sempre fermo, un venditore di fiammiferi cieco, che sta lì, non fa niente, non dice niente. È una presenza assolutamente innocua che però a un certo punto inizia a diventare inquietante. Proprio il suo non parlare, il suo stare sempre lì, inizia a destare dei sospetti, delle paure, dei timori che generano appunto qualcosa di abnorme poi nel corso della commedia. Negli anni 70 Pinter intraprende la carriera registica presso il Royal National Theatre, mettendo in scena sia testi suoi ma sia anche testi di altri autori, mentre una svolta, proprio una svolta non solo artistica ma anche nella sua vita, avviene dagli anni 80 quando si avvicina alla politica, prendendo spesso posizioni estremamente polemiche con delle uscite anche che lasciano spesso così a bocca aperta le persone, ma impegnandosi anche in prima linea su questioni di politica internazionale. Per esempio nel 1985, assieme ad Arthur Miller, il grande drammaturgo nordamericano, va in Turchia per incontrare le vittime dell'oppressione e del regime politico e fra l'altro da questa esperienza ne verranno fuori anche dei testi drammatici. Si oppone poi al sostegno che gli Stati Uniti diedero alle dittature latinoamericane, fu contrario, e lo espresse molto chiaramente, all'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq, fu critico, fortemente critico, alla guerra in Iraq, a tal punto che definì pubblicamente il presidente degli Stati Uniti, l'allora presidente degli Stati Uniti Bush, come un assassino di massa e Tony Blair, che era l'allora primo ministro inglese, come un idiota. Sono parole di Pinter, non mi prendo alcuna responsabilità. La vita personale poi di Pinter fu segnata da uno scandalo, essendo divenuto personaggio pubblico, inevitabilmente poi fu facile preda di scandali quando lasciò improvvisamente la moglie per un'altra donna. Poi lui divorziò e sposò quest'altra donna. E questo fatto erroneamente venne identificato come l'origine di tradimenti. In realtà non è questa l'origine dei tradimenti, ma fu un'altra scappatella che in realtà in qualche modo Pinter ha descritto all'interno di questo dramma. Pinter è stato poi, soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, è stato pluripremiato, è stata riconosciuta la sua grandezza artistica, però noi qui in Italia abbiamo così un piccolo merito, se possiamo dire, perché siamo stati tra i primi a riconoscere l'importanza di Pinter già nel 1982, quando gli viene attribuito il prestigioso premio Flaiano per la sceneggiatura. In realtà poi il grande premio arriverà nel 2005, quando vince il premio Nobel per la letteratura. La motivazione, fra l'altro, diceva, nelle sue commedie egli scopre il baratro che sta sotto le chiacchiere di tutti i giorni e spinge ad entrare nelle stanze chiuse dell'oppressione. Ed è una motivazione molto giusta perché attraverso una rappresentazione, lo vedremo anche in questo Tradimenti, di una realtà banalissima, quotidiana, in realtà ci conduce un po' alla volta nei labirinti più inquietanti e più profondi della nostra società. Nel 2006 ottiene il premio Europa per il teatro e infine nel 2007, un anno prima della sua scomparsa, il ministro della cultura francese gli attribuisce la Legion d'Onore. Quindi tutti riconoscimenti prestigiosissimi, internazionali, che arrivano probabilmente un po' tardi, ma si suggellano in qualche modo una carriera assolutamente importante. Allora, Tradimenti, che è proprio la traduzione lineare del titolo originale inglese, Betrayal, lo spunto, come dicevo prima, non è quello di cui si parlava, ma è una relazione
che l'autore aveva avuto 7 anni prima di scrivere questa commedia. La commedia venne scritta nel 1977, relazione che aveva avuto con una presentatrice televisiva di nome Jan Backwell. Relazione che era durata fra il 1962 e il 69, e poi a un certo momento l'autore decide di raccontare una storia che è la storia di un tradimento coniugale che dura 7 anni e che riflette evidentemente molte delle esperienze personali. Non ci dobbiamo meravigliare di questo fatto, perché non esiste né in teatro né in letteratura un'opera che sia interamente originale. Gli autori vanno sempre a pescare o nelle esperienze personali o in fatti realmente accaduti o in vicende storiche, o rielaborano temi preesistenti, e molto spesso a livello conscio, in questo caso a livello conscio sicuramente, o a livello inconscio, proiettano se stessi all'interno delle loro opere. Tradimenti debutta il 15 novembre del 1978 al National Theatre di Londra e diventa subito un successo. Viene tradotto in svariate lingue, viene messo in scena da numerosissime compagnie, anche in Italia è stato messo in scena tantissime volte. Nel 1983 lo stesso Pinter lo adatta per il cinema con la regia di David Jones. Allora, la vicenda che noi vediamo rappresentata sulla scena è la storia di un tradimento coniugale, è il famoso triangolo perfetto, lei, lui e l'amante, marito, moglie e amante. I protagonisti sono Emma, donna sposata con figli, e Jerry, uomo sposato stavolta con figli, e il terzo personaggio è Robert, che è il marito di Emma, e il quale marito di Emma, secondo la tradizione più pura, è il migliore amico dell'amante della moglie. Fra l'altro lavorano anche assieme, perché uno è un editore, editore di letteratura soprattutto, l'altro è un agente letterario, quindi non solo amici per la pelle, ma addirittura entrambi coinvolti nel medesimo lavoro. Allora voi direte, se detto dell'originalità, della novità di Pinter, dove sta l'originalità? Quante decine di volte a teatro e letteratura si è parlato di tradimenti? Soprattutto c'è tutto un filone di teatro che va dalla metà dell'Ottocento ai nostri giorni che parla di tradimenti. La novità sta che la storia è raccontata alla rovescia. La prima scena, quando si apre il sipario, si svolge nel 1977, 2 anni dopo che la relazione fra i due protagonisti è terminata. I due protagonisti si rincontrano dopo 2 anni e iniziano ad andare indietro con la memoria. L'ultima scena di questo, che è un atto unico, che dura circa in questa versione 1:10, 1:15, e si svolge nel 1968, quindi da 77 si va un po' alla volta indietro, nel 75, nel 74, nel 73, nel 68. Quindi è una storia che è raccontata alla rovescia. Ecco la novità, no? della tecnica, in questo caso, della tecnica drammaturgica di Pinter. E quindi che cosa permette di fare questa operazione? Se la storia fosse stata raccontata normalmente, per così dire, cioè attraverso una conseguenzialità temporale che va dall'inizio verso la fine, non si sarebbero potuti mettere a fuoco tutte quelle sorte di tradimenti, non a caso il titolo è al plurale, che possono essere rivelate guardando, riavvolgendo il nastro in qualche modo, guardando la storia all'indietro, cioè con la consapevolezza del dopo, no? Se noi viviamo in divenire non possiamo sapere che cosa accade dopo, ma se invece la viviamo alla rovescia, i protagonisti sanno già quello che è accaduto prima, e quindi nell'ultima scena possono dire delle cose che fanno riferimento a tutto quello che è accaduto prima. Nella seconda scena possono dire e fare delle cose che si riferiscono a quello che è accaduto prima, e quindi hanno una consapevolezza che è differente se viceversa la storia fosse stata raccontata nel normale ordine. Che cos'è questa commedia, questo Tradimenti? Allora, non è innanzitutto una commedia
che ci parla della borghesia intellettuale. La vicenda si svolge in un contesto intellettuale, per il mestiere che fanno i protagonisti, perché ci troviamo all'interno di una alta borghesia, londinese, ma non è questo che interessa Pinter e non è neanche, attenzione, una commedia sull'amore o sul tradimento. Tradimenti, dice il titolo, e infatti più che di tradimenti coniugali, si parla di tutta una serie di tradimenti di vario genere, di menzogne, di sotterfugi che stanno quotidianamente nella vita della nostra società. Diceva lo stesso Pinter, interrogato su questa commedia, diceva: è solo il trucco della memoria. La memoria è così, comincia tutto all'ultimo istante, si riavvolge all'indietro, solo che sopra. In questo caso, quando si riavvolge all'indietro, c'è la testa o il cervello o la logica o l'abitudine a pensare. Mettendo tutto alla rovescia in tradimenti, io ho preso la memoria alla lettera, la memoria senza logica, che è una macchina stupida come tutte le macchine. Quindi, sostanzialmente, cosa vuole dire, l'autore? Che appunto facendo questo lavoro, questo gioco della memoria, è possibile mettere alla luce tutta una serie di cose che altrimenti non si potrebbero vedere. E la domanda naturalmente a questo punto sorge spontanea, ricordare, ma questa memoria è una memoria che è da conservare oppure una memoria che è da cancellare? È un po' una domanda alla quale non è facile rispondere. Sicuramente attraverso questo gioco all'indietro noi capiamo che tutti e tre questi personaggi sono alla ricerca di se stessi, sono alla ricerca di motivazioni del loro essere, del loro modo di agire e alla fine non le trovano, perché alla fine non riescono a risolvere i loro dubbi, anche i loro sentimenti che restano in qualche modo irrisolti, perché capiremo quella che sarebbe l'ultima fase di questa storia, ma che in realtà è la prima scena, capiamo che ci sono tutta una serie di nodi ancora irrisolti nella storia di questi personaggi. Quindi i tre protagonisti sostanzialmente ricordano per cercare di dare un significato alla loro stessa immagine e attraverso questo ricordo vengono fuori i vari tradimenti, come dicevo prima. Non è tanto il tradimento coniugale, in realtà il tradimento coniugale è una scusa, è un motivo per approfondire tutti quelli che sono gli altri tradimenti attraverso la descrizione sulla scena di questi tre personaggi che sono costruiti abbastanza come individui tipo. Cioè, hanno una loro psicologia naturalmente, ma che non è volutamente troppo approfondita. Perché? Perché devono incarnare le ipocrisie, le debolezze, le superficialità, le illusioni di tutti noi. Se fossero stati fortemente caratterizzati, sarebbe stato più difficile questo gioco. Invece, mantenendo in modo più superficiale, diciamo, la psicologia dei personaggi, è possibile per tutti noi proiettarci più velocemente all'interno dei tre protagonisti. Allora, tradimenti, no? Dicevo, è una vera e propria rete di inganni, di voltafaccia, di cose che si vorrebbero dire ma non si dicono. Pensate che i due protagonisti che hanno questa relazione a un certo momento, però, dalla prima scena del dramma si scoprirà che loro hanno avuto altre relazioni. La moglie vorrebbe dire, ma non ha il coraggio di dire al marito di questa relazione. Il marito l'ha già capito, non dice di averlo già capito. Cioè, è tutto un costante gioco di finzioni, di non voler dire, di far finta, che è un mezzo che usa Pinter proprio per rivelare tutte quelle che sono le ipocrisie della nostra società. E per di più ci fa capire un'altra cosa, che nella nostra società, la nostra società borghese, che è stata descritta centinaia di volte, in letteratura e anche, soprattutto forse a teatro, è una società ipocrita, è una società, che si maschera, lo diceva già Pirandello, dietro, tutta una serie di maschere. Ma Pinter ci dice qualcosa di più, cioè che la nostra società è all'eterna ricerca di una doppia moralità. Una che è la moralità del perbenismo, le cose devono essere fatte in ordine, non si devono fare certe cose, non si devono
tradire i sentimenti, gli affetti, e l'altra invece è quella moralità che cerca di giustificare tutto questo, no? Anche nella vita di ogni giorno, no? Non dico nel tradimento coniugale necessariamente, ma nelle piccole cose che noi facciamo ogni giorno, nel momento in cui ci scostiamo da quella che è la moralità richiesta dai canoni borghesi, cerchiamo di trovare delle giustificazioni, cerchiamo di trovare una moralità alternativa. E Pinter ce lo fa vedere costantemente, no? Questi personaggi che in qualche modo cercano sempre di giustificare quello che sanno perfettamente che stanno facendo e che non va bene, no? Naturalmente, quando si parla di Pinter, non si può non parlare del suo linguaggio. Si è parlato tantissimo, si è scritto tantissimo sul linguaggio di Pinter, sulle sue pause, sui suoi silenzi, e spesso è stato anche, si sono scritte cose che lo stesso autore è andato a smentire a proposito del suo linguaggio. Spesso si è parlato di incomunicabilità. Lo stesso Pinter aveva fatto notare, sono parole proprio di Pinter, che in realtà questo concetto di incomunicabilità non è applicabile del tutto al suo linguaggio, perché dice che spesso l'uomo usa poco e male il linguaggio per comunicare. Quindi non è una incomunicabilità come quella, per esempio, del teatro dell'assurdo, che è una incomunicabilità totale, no? Qui è proprio utilizzare il linguaggio, però non saperlo utilizzare fino in fondo, e quindi da qui generare dei dubbi, generare dei fraintendimenti, generare delle domande che spesso non hanno delle risposte. Non so se vi sia mai capitato di leggere un testo di Pinter. Quando si legge un testo di Pinter, proprio a livello visivo, salta subito all'occhio la caratteristica della scrittura di Pinter, cioè frasi brevissime. Lo vedrete sin dalle primissime battute in apertura di commedia, è botta e risposta, velocissimi, dove spesso sono battute di una o due parole, dove spesso le frasi restano spezzate a metà, proprio perché c'è questa difficoltà quasi nei personaggi di esprimersi, di dire le cose fino in fondo, paura forse di dire le cose fino in fondo. E in Pinter raramente troveremo dei monologhi o delle tirate, perché non fanno parte del suo modo di costruire il linguaggio, del suo modo di fare teatro. E da qui vengono fuori le famose pause, le famosi silenzi che sono segnati spessissimo all'interno dei suoi testi drammatici. Allora, io ho visto, andando a cercare un po' su internet, un video molto interessante relativo proprio a questo spettacolo, dove si vede un momento di una prova dove il regista sta proprio spiegando ai suoi attori le pause, il senso di queste pause. Dice una cosa molto giusta. Di solito, nell'altra drammaturgia di altri autori, quando ci sono delle pause, le pause vengono riempite dall'azione. In Pinter non devi fare questo, sarebbe un errore fare questo tipo di operazione, perché la pausa deve essere una pausa totale, non devi riempirla con un'azione, cioè si blocca tutto. E perché si blocca? Perché generalmente o i personaggi non riescono ad andare avanti, non riescono a esprimere fino in fondo un concetto, oppure perché, ancora più sottilmente, Pinter fa generare delle domande alle quali si può dare anche molto facilmente una risposta, ma ecco che arriva la pausa, il silenzio, e quella risposta non arriva mai. E questo chiaramente ci fa pensare, ci fa capire il malessere anche, no? Dei personaggi, e ci fa capire come questi silenzi, queste pause abbiano un valore importantissimo. Non sono messi lì casualmente, ma hanno proprio ritmicamente da un lato, ma dal punto di vista del contenuto emotivo del dramma, hanno un valore importante, e quindi queste quasi non azioni. Voi sapete che nella drammaturgia occidentale, come ci ha insegnato Aristotele, il teatro è azione. Nel momento in cui Pinter invece inserisce queste pause,
questi silenzi è quasi come negare, no, l'azione, come voler bloccare l'azione, quindi apportare una novità profonda sulla teoria drammaturgica occidentale. Eppure, proprio la mancanza di queste risposte, questi silenzi, questa immobilità che si crea sulla scena, fa sì che questi silenzi acquistino in realtà un significato profondissimo e un impatto drammatico estremamente forte su tutti noi. Allora, lo spettacolo, due parole brevissime, perché gli spettacoli vanno visti, non vanno raccontati. Lo spettacolo che vedremo questa sera è uno spettacolo che è interpretato da Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi, che è anche regista dello spettacolo. Lo spettacolo aveva debuttato nel novembre del 2019 a Milano, ma come tutto il teatro, non solo italiano ma mondiale, è rimasto bloccato poi dalla pandemia per quasi 2 anni. Dopodiché, giustamente, poiché aveva fatto pochissime repliche, hanno deciso di riallestirlo e riproporlo. Lo spettacolo ormai è già in tournée da parecchi mesi, per cui arriva estremamente rodato, estremamente funzionale. È uno spettacolo visivamente estremamente lineare, estremamente semplice, con, vi anticipo solo questo, una scenografia estremamente indovinata, a mio avviso, estremamente significativa, che ci aiuta moltissimo a noi spettatori, perché adesso non voglio spoilerare nulla, però vedrete che in mezzo al palcoscenico c'è un grande tabellone luminoso sul quale compaiono di volta in volta le indicazioni delle date e dei luoghi, così noi riusciamo a capire subito la struttura drammaturgica che in assenza di questa soluzione scenica sarebbe più difficile da comprendere, perché se leggiamo il testo ci porta alle didascalie e ci dice 1977, 1974, eccetera, eccetera. Come spettatori è più difficile capire, si deve entrare un po' alla volta in questo meccanismo e capire che si sta andando all'indietro e non in avanti. Sicuramente questa soluzione scenica, a mio modo di vedere, è molto efficace perché ci aiuta immediatamente come spettatori a capire che qualche cosa di strano rispetto alla consuetudine drammaturgica sta accadendo e che quindi si sta andando all'indietro e non come si fa di solito in avanti. Bene, io vi ringrazio e buono spettacolo. Grazie.